Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della limited edition per l'autunno 2016 di Dior, la Skyline, e dei rossetti Rouge Dior Matte. Della collezione in realtà ho preso poco, vedrete soltanto tre pezzi, però nello stesso giorno ho trovato i nuovi rossetti opachi e quindi vi mostrerò anche i miei acquisti. Ora, la Skyline è una collezione che si ispira alla struttura inconfondibile della Torre Eiffel, simbolo di Parigi, ed è una collezione estremamente elegante e contemporanea che mescola sfumature nude con colori moderni, con qualche accenno anche dark, e grande attenzione rivolta alla pelle, insomma alla carnagione, al contouring e alle sopracciglia. E bisogna assolutamente ammettere che Peter Phillips, direttore creativo e dell'immagine del make-up Dior, ha assolutamente ben combinato in questa collezione tonalità senza tempo con colori di tendenza. Ora, ho preso poco di questa collezione perché ho realmente esagerato, insomma, con la collezione Le Rouge di Chanel, però come vi ho già detto, insomma, e oggi vi confermo, rimane quella la mia collezione autunnale. Questa è molto interessante ed è comunque molto ampia. Io come al solito perdo, diciamo, un paio di minuti per parlarvi di quello che potete trovare in collezione che io non ho acquistato. Ci sono in collezione degli ombretti mono che si chiamano Lustrous Smoky Eyeshadow. Sono degli ombretti pieni di riflessi, brillantissimi, ad effetto bagnato. Non mi hanno colpito questi ombretti, fortunatamente, neanche le tonalità, insomma, sono 6, marrone, rosa, viola, oro, ne ho tanti di questi ombretti così luminosi, insomma, MAC, Colourpop, anche ombretti in crema, sia di Chanel che di Dior, insomma, era un prodotto per me tranquillamente da evitare. Non ho preso la matita, la Dior Show Pro Liner, che è una matita waterproof, retraibile, dal taglio angolato, nella colorazione Grege, che è un bellissimo e molto elegante quindi mix tra grigio e beige. Non ho preso le nuove matite per le sopracciglia Brow Chalk, che mescolano, fondono, uniscono il potere, l'intensità diciamo del colore di una matita insieme al potere fissante di una cera. I correttori Fix It Color, che lavorano quindi per minimizzare le imperfezioni del colorito, in 4 tonalità: verde, giallo, blu, lilla e albicocca. I flash luminizer, che sono praticamente invece delle penne, quindi dei correttori illuminanti in penna, in 5 tonalità. Gli stick light e contour dalla texture cremosa sono praticamente gli stick doppi per lo sculpting e l'highlighting, insomma per il contouring, per scolpire e illuminare i tratti del viso, disponibili in 3 tonalità. Neanche l'illuminante della collezione ho preso volutamente, stavolta ce l'ho fatta, per non cadere in tentazione non l'ho neanche sgocciato. So che è bellissimo, è un color champagne dorato davvero universale, però veramente ne ho troppi e quindi non l'ho toccato proprio per non cadere in tentazione. E per le labbra non ho preso i Dior Addict Lipstick, i rossetti sheer dal finish luminoso che idratano, nutrono le labbra in colori molto belli, c'era un fucsia e un bel marrone molto di tendenza, e poi Dior Addict Ultra Gloss. Tre gloss, i colori sono un trasparente con perlescenza, un albicocca, un marrone dai riflessi bronzo. Però per gli occhi uno dei prodotti della collezione l'ho preso, e ho preso una delle palette Skyline da 5 colori, che hanno un prezzo da Sephora intero di 53,90 euro. Io però fortunatamente quel giorno avevo la possibilità, insomma, di usufruire dello sconto del 20% grazie alla mia tessera gold, quindi l'ho pagata un po' di meno. Non avevo nessuna intenzione di acquistare una palette di ombretti Dior in questo momento, però l'ho sbocciata e mi ha fregato sia per le colorazioni che per la texture, comunque, e la pigmentazione. E sono due, quindi, le varianti proposte in questa collezione. Sono, diciamo, le classiche palette Dior da 5 colori. Queste sono fondamentalmente due palette dai toni nude con qualche accenno di colore, però comunque parliamo di toni molto delicati, discreti e portabili. Una si chiama Parisian Sky, quella che non ho preso, una palette che si ispira al cielo autunnale di Parigi e contiene 3 sfumature sul marrone e più un grigio acciaio chiaro, comunque è un celeste, un azzurro chiaro. Diciamo che 3-4 tonalità hanno più o meno la stessa intensità in quella palette, e poi non sono colori che obiettivamente mi donano. Ma quella che mi ha colpito, quella che ho scelto, è la 806, che si chiama Capital of Light e
che per me è uno dei pezzi più belli di questa collezione e che invece è un omaggio alla Parigi notturna. Ora, il pack di questa palette è il classico Dior, quindi sicuramente molto elegante e raffinato, c'è lo specchio dentro, troviamo due applicatori, come vedete, quindi due applicatori a doppia punta per una varietà di risultati diversi, e le gialde sono impreziosite da questo splendido, speriamo si veda, purtroppo l'ho già utilizzata più volte questa palette, da questa trama, vi dicevo, in rilievo, che è davvero spettacolare, perché si tratta di un pattern che si ispira proprio alla struttura architettonica della Torre Eiffel. È davvero splendida ed è davvero così bella questa palette che dispiace proprio utilizzarla, comunque non avrebbe senso il contrario. Ora, quindi questi sono i colori, come vedete gli ombretti hanno una texture sottile, setosa, che deposita sulla palpebra un velo di colore ben pigmentato e non sono per nulla polverosi, quindi senza effetto polvere, sono ben pigmentati, sono morbidi, sono facili da sfumare e hanno un'ottima tenuta, e devo dire che mi ha colpito il negozio e mi ha colpito anche qui poi a casa, insomma, quando l'ho utilizzata. A volte capita che gli ombretti Dior siano, diciamo, un po' polverosi o comunque non neanche pigmentati, per fortuna insomma non è il caso di questa palette. Mi piace molto la combinazione dei colori di questa palette, consente davvero di ottenere molteplici risultati, insomma si possono ottenere dei look delicati proprio da giorno, ma anche dei look più intensi per la sera, quindi dipende ovviamente a seconda ovviamente delle esigenze. Le nuance sono intense e luminose, si tratta infatti di una palette che non contiene ombretti opachi, contiene quindi un mix di toni shimmer e satinati. La luminosità però è un effetto luminoso comunque molto raffinato, delicato, mai eccessivo, e comunque questi ombretti hanno diversi livelli di luminosità e di intensità nei riflessi, comunque lo vedrete a breve negli swatches. Potete anche utilizzarli con un pennello inumidito per aumentare quindi l'intensità del colore, e giusto a titolo informativo vi dico che Temptalia ha assegnato a questa palette un bel B+. Comunque vado a fare gli swatches così vediamo le tonalità contenute nel dettaglio. Eccomi di ritorno con gli swatches. Allora, il primo colore che vedete, che è il primo della palette in alto a sinistra, è un color peltro, un top grigiastro con un tocco di verde oliva, dal finish luminoso con riflessi dorati. È un ombretto assolutamente splendido, estremamente setoso e molto pigmentato, che si stende in modo uniforme. Questo è, diciamo, il primo colore, ho swatchato questo per primo e già mi aveva quasi convinto questa palette. L'ho swatchato proprio dopo aver messo le mani sugli ombretti mono che vi dicevo, dagli ombretti, dai ripieni di riflessi brillanti. Vi assicuro che a livello di pigmentazione non c'è storia, questo ombretto è qualcosa di favoloso, veramente. È un grande classico per quanto riguarda la sua tonalità, ed è bello sia come protagonista del make-up, ma anche utilizzato come tono di transizione. Il secondo colore che vedete invece è un bianco sporco con sottotono neutro freddo dal finish frost perlato. Anche questo ha un'ottima pigmentazione, è molto setoso ed è bello assolutamente da utilizzare quindi come illuminante. Il terzo colore che vedete invece è il colore centrale della palette, e sto parlando di questo rosa medio, direi neutro caldo, molto elegante, dal finish satinato con qualche perlescenza. Come vedete ha un finish comunque decisamente meno luminoso rispetto ai primi due ombretti che abbiamo visto, e anche il colore meno pigmentato, diciamo, nella palette, ma è assolutamente molto modulabile, ed è quello che vedete stamattina applicato sulla mia palpebra mobile. Ora, considerate, ci tengo a precisarlo, che sul mio braccio abbronzato i colori li vedete più chiari, infatti per esempio il colore che sto per descrivervi dappertutto lo trovate descritto come un caramello quasi, io non lo potrei descrivere come un caramello ovviamente in questo momento, quindi il rosa lo vedete che è così chiaro, ma vi assicuro che non lo è affatto, potete verificarlo su una carnagione chiara ovviamente, potete verificarlo su tantissimi swatches che si trovano online di questa palette.
Ora, è comunque un colore che a me piace molto, insomma, come vi dicevo, sugli occhi si vede di più ed è molto molto modulabile. Il colore che invece abbiamo in basso a sinistra nella palette è questo beige dorato, un colore diciamo dal sottotono caldo, dal finish luminoso, che ha una texture morbida, setosa e una stesura assolutamente perfetta. Questo è un altro splendido ombretto. Chiude la palette uno dei miei ombretti preferiti, bellissimo. Questo intenso, profondo, color melanzana, prugna, è veramente strepitoso questo ombretto, che ha un finish satinato anche lui, con qualche perlescenza. Bellissimo per smoky, ma è altrettanto bello da utilizzare proprio nell'angolo esterno dell'occhio, quindi per dare profondità allo sguardo. Quindi questi sono i colori contenuti nella palette Capital of Light. Io li trovo eleganti e molto sfruttabili. Per esempio, da giorno, si possono utilizzare il rosa e il beige, e poi magari il look si può trasformare in un look da sera, diciamo sofisticato, aggiungendo un po' di prugna nella piega dell'occhio. Ora, il rosa e il color prugna li trovo davvero favolosi, anche abbinati insieme, che poi è quello che ho fatto nel look di stamattina. Io ho utilizzato solo il rosa e il prugna per questo make-up. Il prugna è sicuramente un classico colore autunnale, ma diciamo l'accostamento con il rosa vi dà proprio al look. Dà al look un tocco di modernità, mi piace molto, insomma, questo smoky rosa e viola. Ovviamente non ci sono in questa palette tonalità innovative, nulla di mai visto, insomma, però vi devo dire che non è solo bella, ma è una palette che è assolutamente di qualità. Queste sono quindi le tonalità contenute. Procediamo e andiamo a parlare degli smalti. In questa collezione ci sono 4 smalti Le Vernis che hanno un costo di 24,50 euro. Gli smalti in collezione sono tutti smalti nude. Partiamo da un nude diciamo beige molto chiaro, un beige pescato, fino ad un marrone scuro. Io adoro la formula di questi smalti, ne ho parlato tante volte, hanno un bellissimo finish, comunque laccato luminoso sull'unghia. Mi piace tantissimo la stesura, che è anche agevolata dal bel pennellone ampio e dal taglio arrotondato, insomma mi piacciono tanto gli smalti Dior. E non ho preso di questa collezione il colore più chiaro, che come vi dicevo si chiama Minimal ed è un nude beige tendente al pesca, molto chiaro, e Obscure, che è invece il colore più scuro, che è proprio un marrone cioccolato molto intenso. Ho preso i due colori intermedi. Il primo che vado a mostrarvi è il numero 522 e si chiama Abstract. È questo colore qui che assolutamente ritengo il colore più originale di questa collezione. Io credetemi, insomma, ho veramente centinaia di smalti, ma non credo di avere qualcosa di simile, perché è proprio un color cammello estremamente chic. Ora, è proprio un colore che riveste le unghie, lo mostro anche sulla tip, un colore che veste le unghie ed è la classica tonalità cammello che richiama proprio gli eleganti cappotti autunnali sempre attuali. È una nuance per me splendida. Il secondo colore invece che vado a mostrarvi è il numero 848 Skyline, che è lo smalto che quindi porta proprio il nome della collezione. È questo, visto nella sua boccetta, e anche questo è fantastico, è questo marrone rossastro, è proprio un marrone e quindi con del rosso praticamente all'interno, ma direi anche un pizzico di prugna. Splendido veramente questo bordeaux marrone, molto di tendenza quindi per l'autunno. Vi mostro nuovamente il cammello, che come vi dicevo per me è bellissimo. E guardando le boccette, entrambe le boccette da vicino, alla luce, comunque la luce artificiale del sole, comunque da vicino, si vedono delle minuscole perlescenze, particelle luminose all'interno, che risultano pressoché invisibili quando lo smalto è applicato, ma danno solo un effetto quindi globale, un effetto diciamo d'insieme più luminoso alla manicure. E questi sono quindi i due colori che io ho acquistato di questi smalti della Skyline, e li trovo veramente entrambi stupendi. Il cammello, vi ripeto, guardatelo a vedere dal vivo perché
non ricordo nulla di paragonabile, insomma, a questo smalto. Quindi, visto che si tratta di smalti abbastanza costosi, per me vale la pena investire i soldini su una nuance davvero difficilissima da reperire. Non ho, mi scuso, insomma, se non ho applicato nessuno di questi due stamattina sulle mie unghie, ma è proprio il caso di dire, per fortuna, visto che grazie a questo top coat, ve lo mostro perché in tanti mi avete chiesto dopo l'ultimo video di quale top coat essi si tratta, ed è questo, insomma, il top coat fantastico, il gel couture, l'ultimo uscito. Questo è lo smalto, e io sapete che ho le unghie disastrate, che si sfaldano dopo 24 ore anche con smalti costosi. Dopo una settimana, questo è lo smalto di Wycon della collezione autunnale. Questa è la situazione, cioè lo smalto è come appena applicato, quindi sinceramente mi dispiaceva perdere tempo a fare la manicure, preferisco preparare un altro video, visto che sono davvero indietro con tutte le cose, insomma, che devo ancora mostrarvi prima di ricoverarmi per partorire. Comunque, passiamo avanti e finalmente arriviamo ai rossetti Rouge Dior Matte, che invece hanno un costo di 32,50 euro. Quindi per l'autunno 2016 Dior rinnova la sua linea di rossetti Rouge Dior. Adesso ci sono anche sul sito di Sephora, all'inizio erano solo in negozio, e sono disponibili in ben 37 tonalità. Per quanto riguarda il packaging di questi rossetti, esternamente la confezione la troviamo vivente, diciamo, blu scuro. Questi sono i nuovi, mentre quelli di prima, non so se si vede, sì, comunque vi assicuro che dal vivo si vede la differenza. I precedenti avevano invece il pacco esterno in blu nero, adesso il colore è più blu, insomma. E sopra rimane il monogramma Dior e rimane anche questo inserto, diciamo, gioiello in argento. Il dettaglio, diciamo, sicuramente la differenza principale che io noto a livello di confezione è che in questi nuovi l'interno del tappo è rosso, e questo è praticamente il colore dell'iconico rossetto Rouge 999, quindi è colorato l'interno del tappo anziché essere come l'esterno, e rimane invariata anche la profumazione di questi rossetti, quindi il profumo floreale. So che a tante non piace, però bisogna dire, insomma, ad essere onesti, che quando il rossetto poi è applicato sulle labbra, insomma, non si sente granché. E ora c'è una vasta gamma, quindi, di colori a nostra disposizione. Ci sono i classici rossi, corallo, rosa, fucsia, nude. Ci sono però anche tanti colori di tendenza, viola, prugna scurissimo, e anche due colori in limited edition davvero particolari. Si tratta infatti di un grigio chiaro e di un blu notte, molto belli, ma ovviamente, considerato il costo anche di questi rossetti, non ho neanche considerato l'idea, insomma, di acquistarli. E per quanto riguarda il finish, in questa linea troviamo rossetti dal finish satinato e rossetti opachi. Io ovviamente mi sono fiondata sulla selezione, quindi di ombretti però, di rossetti opachi, e ho scelto due colorazioni. Il primo è quello che sto indossando, però voglio, come sempre, parlarvi prima un secondino della formulazione. Sono dei rossetti assolutamente pigmentatissimi, coprenti con una singola passata, molto scorrevoli sulle labbra, dei rossetti che non si sentono pesanti sulle labbra e non le seccano. O comunque sono dei rossetti opachi, e quindi vi consiglio sempre, l'ho fatto anche io stamattina, di fare uno scrub, se possibile, o comunque di applicarli su labbra ben idratate. Hanno, diciamo, in termini di finish, sì, sono opachi, però diciamo che appena applicati rimane un velo di luminosità sulle labbra, che via via si attenua con il passare delle ore, e risultano molto confortevoli. Sono dei rossetti che infatti promettono una tenuta, diciamo, un comfort fino a 16 ore. Questo grazie alla preziosa formulazione. Nella formula, infatti, troviamo, tra gli altri ingredienti, burro di mango idratante naturale e sfere di acido ialuronico dalle proprietà riempitive. Ora, sono dei rossetti che hanno anche un'ottima tenuta. Su di me, tranquillamente, da pasto a pasto, durano assolutamente inalterati. Finalmente arriviamo alle nuance. Quello che ho in mano, che è anche il colore che mi vedete sulle labbra, è il numero 772 e si chiama Classic Matte.
ed è un rossetto per me strepitoso, è assolutamente un grande classico a livello di tonalità ed è, si può descrivere come un marroncino rosato, anche se in realtà è più rosato, più rosa che un marroncino, però ha sicuramente, come vedete, del marrone all'interno, medio, dal sottotono caldo. Un colore bellissimo, raffinato, estremamente elegante e portabile sempre e comunque. Io lo trovo strepitoso questo rossetto, veramente, anche per l'intensità, perché come vedete è un bel colore, insomma, che si fa notare. L'ho abbinato alla matita di Wycon, la Long Lasting Lip Liner numero 10 Antique Rose, e sono praticamente, ed è praticamente una matita che è pressoché identica a questo rossetto, veramente si somigliano tanto, e quindi insomma se avete questa matita potete anche un po' capire se vi può piacere questa, la nuance di questo rossetto Dior. Io li trovo strepitosi, insomma, mi piacciono tantissimo insieme e questo è il risultato sulle labbra. Lo sfrutterò, un rossetto che sfrutterò davvero tantissimo. Il secondo colore invece che ho voluto acquistare è il numero, io mi fermo un attimino perché non riesco mai a capire, non vedendo, se mette a fuoco la videocamera, il numero invece 8, com'è che era? Perché stavo pensando allo smalto. 897 si chiama Mysterious Matte, questo è il colore visto nello stick, bellissimo, che poi è più chiaro quando è applicato, ed è uno splendido punto di fucsia violaceo, direi anche qui medio, direi medio, ma si può dire medio scuro, ma comunque non è un colore scuro poi applicato sulle labbra, dal sottotono freddo, e questo sapete che è uno dei colori che io amo di più. Quando trovo questo tipo di nuance l'acquisto sempre, perché è sempre un piacere per me indossare questi fucsia tendenti al violaceo. Sono due colori per me splendidi, entrambi molto chic, come vedete colori pieni, saturi, con una stesura assolutamente perfetta, quindi sono dei rossetti sicuramente che costano, però assolutamente, insomma, se per me ne vale assolutamente la pena. Questi sono i due colori ovviamente che mi hanno colpito di più, non escludo di prenderne qualcun altro guardandoli con più attenzione, sempre sfruttando però il 20% di sconto che spesso per fortuna ho da Sephora. Bene, io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.